Nella sala dell'auditorium del Parco del Castello colma di gente sono stati i ragazzi delle scuole dell'Aquila con il loro entusiasmo, gli applausi e la partecipazione attiva con domande e riflessioni ad animare e dare valore alla 14ª edizione del Premio Internazionale di Poesia Laudomia Bonanni. Premio istituito nel 2002 è diventato un appuntamento importante nel panorama della poesia e della letteratura internazionale. È cresciuto anno dopo anno assumendo prestigio e aprendo opportunità a giovani poeti a livello mondiale. Ospiti d'onore del premio sono stati negli anni poeti del calibro di Edoardo Sanguinetti, Adonis, Derek Walcott, Nathan Zack, solo per fare qualche esempio. Ospite dell'edizione 2015 è stato invece Charles Simic, un poeta statunitense di origini serbe, immigrante a 16 anni con la sua famiglia per fuggire dall'Europa dilaniata dalla Seconda Guerra Mondiale. È insegnante di letteratura inglese all'Università del New Hampshire. Non ero mai stato all'Aquila, ha detto, anche se ho seguito il dramma del terremoto che ha distrutto la città dagli Stati Uniti sin dalle prime ore. Vedere la città così rovinata e sapere che è un tempo di movimento e di spostamento gli ricorda appunto la sua infanzia in cui milioni di persone, non solo la sua famiglia, hanno dovuto lasciare le case e vivere come profughi, e dice che nella sua famiglia si scherzava amaramente dicendo che i nostri agenti di viaggio sono Hitler e Stalin, se noi non avremmo mai lasciato casa nostra se ci avessero forzato, e quindi venire qui all'Aquila, dove per altri motivi la gente, le persone hanno dovuto lasciare casa propria, gli rinnova questo dolore. Ecco, oltre all'Aquila anche nel resto del mondo assistiamo a vero e proprio esodo, con i siriani che scappano dalle loro case portando con sé anziani, bambini. È un esodo che richiama anche quel periodo. Un poeta ha un po' anche la responsabilità di raccontare e testimoniare questi momenti. Dipende da poeta a poeta, è difficile dire che in generale i poeti hanno responsabilità di raccontare queste cose, dice che dipende dall'esperienza, e dice che senz'altro lui l'ha sentita, perché dalla guerra del Vietnam e dalla prima ancora seconda guerra mondiale di fatto si è continuato ad avere profughi, e quindi lui ha continuato a raccontarlo nella guerra bosniaca, nella guerra di Jugoslavia ancora più recente, e che quindi di fatto l'ha accompagnato per tutta la sua carriera di scrittore. È possibile insegnare a scrivere, anche se in alcuni casi ci vuole molto tempo, perché ovviamente ci sono diversi livelli di talento, con alcuni ragazzi succede naturalmente, per altri bisogna lavorare di più. Però leggere poesia comunque fa bene, da sempre ha attratto i giovani e continua ad attrarli per gli argomenti, per le cose che li fa vivere. E dice, poi c'è anche questa cosa che nella storia le istituzioni autoritarie, sia religiose che meno, hanno detto: attenti, non leggete la poesia, quella è una cosa trasgressiva. E dice, e quello da solo già è abbastanza per invogliare la gente a leggerle. Poi fa, l'importante è anche avere buone poesie, presentarle e far sì che poi gli altri si lasciano attrarre. Due le sezioni in cui si articola il premio Bonanni, una per poesia edita, vinta da Bruno Galluccio quest'anno con l'opera La misura dello zero, e una riservata agli studenti degli istituti scolastici superiori della provincia dell'Aquila, vinta dalla studentessa Maria Damiani. Questo volume, come già il precedente, risente della mia esperienza e della mia formazione. Io sono fisico, ho lavorato per molti anni nell'industria, e questo libro tratta argomenti della fisica più recente, fisica quantistica e anche cosmologia, però direi più in generale un libro sul processo di acquisizione della conoscenza scientifica, che è un'attività umana, e come tale è giusto che la poesia si focalizzi su di essa. Quindi dagli stadi più iniziali, quelli dello stupore, quelli degli interrogativi sul mondo che ci circonda, poi il faticoso processo della ricerca scientifica, che però poi soprattutto nella fisica moderna porta a risultati anche distanti da quello che è il senso comune, e quindi nuovo stupore, nuovi disorientamenti. È un libro che gioca fra questi due aspetti, razionalità e disorientamento esistenziale.
è un'emozione grandissima, solo il fatto di aver potuto partecipare. Quando ho partecipato non sapevo nemmeno dove dovessero andare queste poesie, mi hanno colto un po' alla sprovvista. Però alla fine, quando è arrivata la telefonata, ha vinto il premio Bonanni. È un'emozione che non si può nemmeno descrivere a parole per quanto è forte. Spero che questo sia un trampolino di lancio verso un futuro da scrittrice. Come è nata la passione per la poesia? Lei è giovanissima. Sì, allora sarebbe quasi un po' riduttivo, però forse dall'asilo. Io sono andata a un istituto di suore e una suora in particolare scriveva delle poesie in dialetto e me le faceva recitare quando il vescovo era invitato durante le recite scolastiche. E quindi da lì ho detto: ma posso scrivere anch'io. Ad esse si aggiunge un concorso dedicato alle opere dei detenuti dalle carceri italiane, quest'anno all'ottava edizione, un unicum nel panorama dei premi di poesia in Italia. Tra i finalisti del premio il poeta Franco Buffoni, già noto al pubblico del Bonanni delle passate edizioni, e Fabrizio Dall'Aglio. Finalista a un premio ormai prestigioso come il Bonanni, insomma, le sue sensazioni, la sua impressione? Devo dire che ormai è una piacevole abitudine, perché io sono già stato finalista alcuni anni fa qui allo stesso premio, per cui è un piacere ritornare. Il mio libro è una vera storia, insomma è un romanzo in versi, è una storia di amore e di morte, e quindi narra questo legame con questa ragazza che morì nel 1980, io avevo 20 anni quando la conobbi, e fu una storia che durò 10 anni, poi lei morì di un male molto, molto duro, molto cattivo, e a distanza di 3 decenni ho pensato che era giunto il momento di raccontare integralmente questa storia, una storia appunto di amore, di morte, con 2 gradini verso il baratro. Il primo è questo, che lei si ammalò poi nell'ultimo anno e morì. Lei era maggiore di me di 8 anni. E l'altro gradino è che io ero già omosessuale anche allora, per cui questa storia l'ho vissuta in modo molto drammatico, perché eravamo anche veramente innamorati, e lei per stare con me mandò a monte il matrimonio, ecco, per cui tra l'altro quello che doveva sposare era poi uno che poi divenne senatore della DC, perché la vita è fatta anche di queste cose, quindi era una storia che mi ha toccato nel profondo negli anni proprio della formazione, perché erano gli anni tra il 68 e il 76, quindi erano anni molto particolari. Io ero un ragazzino vivacissimo, insomma facevo il primo anno di università quando la conobbi, quindi fu il mio ingresso nella vita adulta, ecco, quindi ho voluto raccontare questa storia integralmente. Premio Bonanni, insomma, di fronte a una platea di giovani che sono forse anche la giuria più impietosa, più trasparente. Sì, non so se la giuria più impietosa, diciamo che è la giuria perfetta, credo, per chi scrive poesia. Nel senso che anche scrivendo la poesia ci si immagina quale può essere il destinatario di quello che scriviamo. E in fondo nei giovani si trova spesso un'attenzione anche alla lingua che non è facile trovare più tardi. Come si dice sempre, spesso i ragazzi, i bambini amano la poesia, poi durante gli anni perdono questo amore per la poesia, quindi bisognerebbe fare in modo che questo non avvenisse, e credo che insomma la formula di questo premio anche per questa ragione sia importante. Lei è finalista con quale opera? Colori e altri colori, che ho pubblicato con una casa editrice fiorentina che si chiama Passigli. E il tema, l'argomento, ecco, dell'opera? È sempre difficile parlare dell'argomento di un libro di poesia, naturalmente, perché ogni poesia in un certo senso ha un argomento, poi per chi scrive ogni poesia dovrebbe esaurire lo scibile, cosa che non è possibile. Ma diciamo, in questo caso, perlomeno una buona parte del libro viene dal fatto che dopo tanti anni ero tornato a vivere in campagna, e questo per me ha comportato non solo ovviamente l'affiorare di tanti ricordi relativi a quando da bambino stavo in campagna, ma anche, come scrivo anche nel libro, una sorta di rieducazione dei sensi, perché vivere in campagna è diverso che vivere in città.
Laudomia Bonanni è stata una scrittrice molto amata all'Aquila in Italia, maestra elementare, ha scritto numerosi libri per l'infanzia e di narrativa, pubblicista su quotidiani e riviste letterarie con centinaia di lettere del Zeviri. Tra i pionieri del premio Bonanni c'è il giornalista Sergio Zavoli, scrittore politico che ai giovani aquilani dice: credete nella forza della poesia per ricostruire la vostra città. Senatore, lei segue il premio Bonanni ormai da anni, diciamo, si perde insomma nella memoria. Ecco, quanto è importante per una città come L'Aquila, ma per l'Italia, ancora credere e valorizzare la letteratura e la poesia? Ma io ho cominciato col chiedere poco fa a una persona che si interessa da vicino del premio qual è la relazione tra il premio e la città che lo ospita, cioè L'Aquila. Lei mi chiede addirittura di esprimermi sulla dimensione nazionale di questo rapporto. Allora andiamo per gradi. L'Aquila deve essere orgogliosa di questo premio. Non soltanto perché è una passerella di personalità della cultura che aiuta a capire un poco questo mistero straordinario che è la poesia, ma per la partecipazione dei giovani, i quali si preparano a capire che insomma, la poesia non è un'invenzione così fantastica, un po' visionaria, un po' sentimentale, eccetera, ma è il frutto di un grande lavoro. È una selezione continua del pensiero, è un approccio interminabile proprio rispetto anche ai poeti che si sono già affermati e poi è una continua sottrazione, tutto quello che è enfatico, che è poetico nel senso più banale della parola va abolito. Bisogna pensare che la poesia è il frutto di una grandissima selezione del pensiero e della qualità di questo pensiero. In più c'è la scrittura che va coltivata. Un poeta non è subito un poeta, parte da lontano, poi arriva piano piano a capire che la parola è una questione molto seria e che non può servire a qualunque cosa, deve partecipare, voglio dire, all'intelligenza sotto un certo aspetto, ma anche alla qualità immaginativa delle persone. Deve partecipare anche dell'impegno politico e sociale qualche volta del rispetto al paese che la ospita e anche diciamo, al contesto storico? Certo, ma insomma la poesia non è mica, voglio dire, sotto la specie dei premi, il pretesto per una riunione mondana. Lei dice molto giustamente che attraversa tutta la vita la poesia e quindi anche, perché no, anche la politica e sicuramente la società. E che si cominci dai ragazzi, questa è un'esperienza aquilana di una grandissima importanza che andrebbe ripetuta, incoraggiata e alimentata anche fuori dall'Aquila. In questo senso la dimensione nazionale a cui lei si riferiva ha molto fondamento. Lei ricorda la partecipazione al suo primo premio Bonanni? Ma sì, credo di sì. Sono state tutte edizioni, tutte interessanti. C'è stato sempre un bel lavoro della giuria. Siamo stati sempre molto rigorosi, non abbiamo mai, voglio dire, creato privilegi. E questo è un tratto molto importante, è un premio che si è lentamente quotato in borsa proprio per queste qualità e per questo metodo di lavoro che si è dato.